Siamo adesso con la dottoressa Valentina Della Chiara. Buongiorno dottoressa, grazie. Parliamo di prevenzione in endocrinologia, due grandi capitoli, quindi tiroide e le nostre ossa. ossa. Vediamo come e da che età. Allora, partiamo dall'osso. Eh, importante fare una mocca una DEXa lombare e femorale dopo 18-24 mesi dalla menopausa, quindi dall'ultima dall mestruazione. Importante fare dal punto di vista strumentale questa dexa lombare e femorale associata ad un dosaggio del metabolismo calcio fosforo, quindi che comprende il dosaggio della vitamina D, calcio fosforo, il PTH e una anche fosfatasi alcalina insieme ad altri esami come per esempio quelli della. Funzione renale che sono poi associati alla, ehm, alla eventuale terapia eh, antiriassorbitiva eh, per l'ostoporosi. Per quanto riguarda la tiroide, quindi rimaniamo sempre sul tema endocrinologico: un'ecografia tiroidea con un Doppler eh, per valutare l'anatomia della ghiandola e un dosaggio ormonale, un semplice dosaggio ormonale del, dei tre ormoni eh, fondamentali della tiroide TSH, FT3, FT4 e un dosaggio usaggio anche degli anticorpi eh, per valutare se c'è stata eventualmente un'eventuale tiroidite cronica autoimmune che ormai rappresenta il 90% delle patologie autoimmunitarie endocrinologiche. Eh, un consiglio, eh, visto che siamo nella giornata della prevenzione, eh, importantissima l'attività fisica come prevenzione dell'ostoporosi, eh, soprattutto ginnastica posturale eh, e eh, cammino. Camminata quotidiana, 20 minuti al, 20 minuti al giorno di camminata. 3A l'integrazione con calcio e vitamina D che verrà data dall'endocrinologo e che serve a nutrire l'osso. Per quanto riguarda la tiroide la prevenzione si fa sia con l'ecografia della tiroide che con l'osaggio ormonale come abbiamo detto prima. Vediamo anche fin da giovani quanto è importante anche l'utilizzo del sale iodato, per esempio, e di quali altri accorgimenti per far sì che uno non cominci a prendere in considerazione la prevenzione quando già c'è qualche problema, perché poi lì è già un po' tardi, ma far sì che uno possa già mettersi al sicuro fin da giovani. Per quanto riguarda la tiroide, il sale iodato, si può, a meno che non ci siano dei casi di eh, patologie ipertiroidee, il sale iodato si può tranquillamente usare, ci sono già in commercio dei sali iodati. E' eh, importante la prevenzione, soprattutto quando c'è familiarità di patologie tiroidee: quindi, quando la mamma e il papà o i nonni hanno già delle patologie tiroidee eh, che sono state trattate o meno, o comunque hanno una tiropatia nodulare, eh, i figli devono eh, comunque fare un uno screening attento sia strumentale con l'ecografia che ematochimico con il dosaggio degli ormoni tiroidei. E anche parlando di familiarità, anche per chi magari ha una familiarità di osteoporosi importante, quali accertamenti Prima della menopausa si possono fare, se si può fare qualcosa oppure che tipo di stile di vita può aiutare. Stile di, eh, stile di vita e attività fisica. La familiarità per osteoporosi e per fratture c'è, esiste. Eh, dal punto di vista degli esami strumentali è inutile fare una MOC prima della menopausa, a meno che non ci sia una patologia malassorbitiva come un morbo celiaco o altre patologie comunque che hanno eh, malassorbitive. Eh, per quanto riguarda Invece l'alimentazione, stile di vita, quindi eh, alimenti, un'alimentazione che eh, contiene eh, calcio, tra gli alimenti, oltre il latte e i derivati, eh, anche il calcio è contenuto nei cereali, nei legumi, eh, in alcune verdure come per esempio la rughetta, le dico un dettaglio: quel sapore un po' amarognolo della rughetta è dato proprio dal calcio che è contenuto all'interno, bere delle acque ricche di calcio e una buona attività fisica, quindi la prevenzione per quanto riguarda lo stile di vita. Che poi tutto sommato sono abbastanza comuni le cose da fare. Sì, quindi semplici, facendo. Si, esatto si fa avendo patologie. Quindi anche per quanto riguarda la patologia mammaria è importante lo stile di vita, per quanto riguarda il cuore, quindi le, 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 evitare eventi cardiovascolari è fondamentale lo stile di vita. Quindi, prima cosa, lo stile di vita, prevenzione. Bene, allora la ringraziamo moltissimo Grazie. buon lavoro.